Buonasera a tutti ragazzi, buonasera, aspettiamo ancora che entrate, già vedo oltre 30 persone connesse. Allora, buonasera a tutti, mi presento, io sono Nicolò Bardi, sono uno dei fondatori di Tutored. Insieme a me già potete vedere lo speaker di oggi, Giovanni. Ciao a tutti. Prima di lasciare la parola a Giovanni e quindi iniziare questo webinar, molto interessante, giusto un paio di parole su Tutored, dal momento che alcuni di voi si sono iscritti alla nostra piattaforma proprio per seguire questo webinar. Noi siamo una startup, siamo definiti il punto di incontro digitale tra studenti, giovani laureati e aziende. Abbiamo sviluppato una piattaforma dove da un lato facciamo quello che può essere definito un orientamento al lavoro, quindi raccontiamo quali sono gli sbocchi lavorativi in base al tipo di facoltà, diamo dei consigli sul CV, sul colloquio, tutte quelle informazioni che possono essere utili a uno studente in fase di percorso, ma anche a un laureato che dopo aver preso la laurea, il suo pezzo di carta, cerca di capire un pochino cosa fare. Organizziamo numerosi webinar, come in questo caso, spesso lo organizziamo anche in partnership con delle grandi aziende che vogliono mostrarsi al meglio, e organizziamo anche delle coding challenge, dei business game, domani, ne faremo uno in ambito finance, insieme a Starting Finance proprio. E un altro tema molto interessante che affrontiamo su Tutored è il tema proprio del lavoro. Quindi all'interno della nostra piattaforma, la nostra community può candidarsi agli annunci di stage ed entry level che vengono pubblicati da oltre 250 aziende. Lavoriamo principalmente con multinazionali, ma troverete anche opportunità di startup di PMI. E per candidarsi si può creare un CV direttamente sulla nostra piattaforma. E qui vi invito anche a seguirci su Instagram, che potete rimanere aggiornati un pochino su tutti i contenuti che andiamo a fare, ma soprattutto i prossimi webinar che andremo a fare. Questo è un webinar, ma ne facciamo tanti, ne facciamo circa 15 ogni mese, quindi circa un 3-4 a settimana. E i prossimi appuntamenti sono domani in ambito M&A, quindi più in ambito finance. Settimana prossima parleremo più invece delle competenze della scrittura, che è sicuramente un tema importante. Settimana prossima invece, insieme a Enrico, parleremo invece di digital marketing, quindi una lezione un pochino più specifica proprio in ambito digital marketing. E, due indicazioni su questa piattaforma. I pulsanti che trovate importanti sono sulla sinistra, trovate Conversation, è una chat che potete utilizzare per scrivere tutto ciò che desiderate. È importante invece che le domande le fate sul punto interrogativo, question and answer. In questo modo, sia io che Giovanni possiamo più agevolmente vedere tutte le domande e capire quali arrivano in modo da rispondere. In basso a destra trovate invece un'icona bianca su sfondo nero che può essere utile per decidere la visualizzazione degli speaker, quindi se vedere solo chi parla, vedere tutte e due un po' come volete. Basta, non voglio assolutamente levarvi altro tempo e levare altro tempo a questo webinar. Io sono davvero contentissimo di avere qui oggi Giovanni. Lascerei subito la parola a lui per presentarsi e poi iniziamo un po' questa chiacchierata di questa sera. Grazie, grazie, grazie dell'intro. Innanzitutto complimenti per Tutored perché è una realtà veramente super figa. Ringrazio, insomma, e saluto tutte le persone che ci seguono. Mi presento in modo rapidissimo, sono Giovanni Ciferri, sono tra i tre co-founder di Buddyfit. Buddyfit è una giovane startup italiana che opera nel settore del digital fitness. Siamo nati un annetto fa. Con l'intento di cercare di rivoluzionare veramente un settore abbastanza fermo a soluzioni vecchie. È un settore enorme, ci stiamo divertendo tanto e stiamo ottenendo, insomma, dei primi risultati interessanti. Poi spiegherò. Grazie Giovanni, guarda, molto interessante. Allora, io la prima domanda che faccio alla nostra community, come raccontavo prima, è composta da studenti universitari, nella radio, anche tanti ragazzi che lavorano, quindi mi piacerebbe partire proprio dall'inizio, ok? Quindi un po' se puoi raccontare il tuo percorso universitario. Sì, certo, io ho un background economico, nel senso ho fatto economia, prima ho fatto la triennale, classica economia aziendale, quando non sai ancora cosa vuoi fare nella vita, praticamente in genere finisci lì. Ho sempre avuto una grande volontà e ispirazione verso il mondo del digital, devo dire. Quella lo reputo abbastanza una fortuna perché noto, insomma, chiacchierando anche con vecchi colleghi, vecchi amici dell'università, che tanti invece affrontano l'università magari senza ancora le idee chiare, nella differenza magari tra fare finance, mi butto a fare marketing. Io sapevo già che volevo finire a fare digital, quindi ho fatto un po' questa laurea iniziale che è la classica che ti consente di avere una visione a 360 gradi. E poi ho invece preso un percorso di business school in una
alla Luke, che è una piccola business school privata. Ho scelto quella più per un tema di... prima ho fatto la triennale a Genova, io sono di Genova, ho fatto nella pubblica, e poi ho preso quel tipo di strada perché personalmente vedevo che almeno nella pubblica avevo un po' di lontananza magari a volte da temi pratici, quella è un po' la percezione che avevo io, un po' di consigli di amici. Ho scelto quel tipo di approccio perché avevo... principalmente la metà dei miei prof per la specialistica, c'era un bel programma, ecco, sono arrivate le prime domande su Ibrahimovic, come immaginavo, però già la prima proprio magari non me l'aspettavo, magari potevamo arrivarci dopo, no, sarete scherzi. E ho fatto, e quindi niente, c'era un bel programma, dicevo, metà dei prof erano manager, e che era quello che volevo, cioè imparare da gente in gamba, e avere un approccio un po' più pratico, lontano da quello da triennale. Quindi ho fatto quel tipo di percorso con un po' di esperienze nel mentre all'estero, ma ho sempre cercato di nel mentre avere una vicinanza pratica al mondo che volevo andare a frequentare. Più nello specifico ero il classico un po' smanettone che amava andare a informarsi e fare un po' di prove nel mondo digital, ho creato qualche piccola community. Sono iniziative che ti danno la possibilità di imparare tanto, quindi in parallelo all'università, che ti dà più un approccio mentale. Quindi quello è un po' il background che ho fatto. Ho fatto un'esperienza poi in Cina durante la specialistica, ovviamente la classica esperienza all'estero la consiglio sempre a tutti, e niente, poi sono finito a fare uno stage in una corporate alla fine dell'università, per capire rapidamente che non faceva per me, perché personalmente cercavo un luogo dove poter avere un impatto, questo era un po' quello che cercavo personalmente, non tanto da un punto di vista economico, e quindi poi sono passato, ho fatto corporate, poi ho fatto lavorato in una piccola startup, tra l'altro a Roma, come voi, nella mobility, per un po' di tempo, e poi mi sono spostato in Svizzera, in una startup che era in crescita, diciamo, e 3 anni e mezzo lì, e poi sono arrivata a Buddyfit. Esatto. No, interessante, diciamo, non ti faccio la solita domanda di quanto è importante studiare all'estero, perché ormai la fanno a tutti ed è abbastanza scontato. Quello che invece è molto interessante quello che dicevi tu, no? Un po' su sporcarsi le mani, no? Creare piccole comunità, fare qualcosa. Ecco, partiamo subito. Un primissimo consiglio che ti senti di dare a tutti quei ragazzi che sono laureandi o neolaureati e quindi sono un po' in quella fase dove non sanno cosa fare nella vita, magari si cagnano a qualche annuncio ma non ricevono risposte, quindi cosa potrebbero fare? Oltre ovviamente iscriversi a Buddyfit e fare un po' di attività fisica, ovviamente. Quello fa sempre bene anche alla mente, mi raccomando. Esatto, secondo me è una cosa che mi ha sempre colpito delle persone, anche nei colloqui. Nella vecchia realtà ho assunto più di 15 persone, nonostante io sia molto giovane mi sono trovato ad avere un ruolo poi importante gestendo il team di marketing e sales, l'azienda è cresciuta tanto, da 10 siamo arrivati a 65, quindi ho assunto tante persone, ho fatto oramai centinaia e centinaia di colloqui, poi qua in Buddyfit ovviamente ho assunto, ora siamo in 25, quindi chiaramente la maggior parte dei colloqui li ho fatti io. Nei colloqui tipicamente cosa succede? Come si può aspettare qualsiasi persona che è dall'altra parte? Tipicamente tutte le persone portano il classico background dietro, il CV, però gli elementi che colpiscono la persona che è dall'altra parte non sono tanto ho fatto economia, ho fatto la triennale, ho fatto la specialistica, sì, è la stessa cosa che hanno altri 50 oltre a te che si sono candidati. Quello che colpisce tipicamente la persona dall'altra parte è un qualcosa di diverso, portare un qualcosa di diverso. A me colpisce sempre quando la persona magari mi racconta, sai, ho creato una piccola pagina Instagram sui viaggi perché ero molto appassionato, ora ho raccolto 8.000 follower sui viaggi, per il weekend, e quindi perché avevo questa idea qua. Poi magari non è andato da nessuna parte, non ci ha fatto soldi, però ti fa capire sicuramente che aveva voglia di fare, che avrà imparato tante cose, soprattutto pratiche,
che non impari all'università, non le impari all'università. Io a 18 anni circa avevo fatto il mio primo blog sul calcio, avevo guadagnato, ero arrivato a guadagnare 100-200 euro al mese con la pubblicità, ma così ho imparato Google AdWords e Google AdSense, cose che all'università, a parte che forse le senti dire, ma un conto è metterci mano, ma magari anche con, appunto con budget così ridicoli, ma impari tantissimo. E quindi, ma ora sto parlando di digital, ma chiunque, cioè se uno ha una passione, deve portarla avanti ed è quello che deve far passare, secondo me, nei colloqui, perché è quello che caratterizza poi la persona. Allora, Giovanni, d'accordissimo. Allora, io quello che dico sempre, noi pure abbiamo fatto tanti colloqui nel corso del passato, tanti ragazzi nel marketing che avevano studiato marketing, io dicevo, hai studiato marketing, quindi magari hai provato ad aprire una pagina Instagram e provare, no, a vedere per curiosità come funziona, per esempio, il business manager di Facebook, no? E tutti mi dicevano, no, all'università non me l'hanno insegnato. Io dico, ma che c'entra l'università? Io dico, se te vorresti lavorare in questo ambito, com'è possibile che non ti è neanche mai saltato per la testa di andare a provare con mano, no? Come dici tu, vedere Google AdWords. Cioè, sono quelle cose che poi, se vuoi lavorare nel marketing, le devi sapere. Ecco, quindi è sempre stato un po' strano questo. Concordo. E allora, prima di passare, diciamo, già vedo qualche domanda che arriva, insisto che ragazzi continuate a fare domande, già ne sono arrivate tre, però io pian piano finisco le mie ultime due domande e poi dopo iniziamo subito a rispondere alle domande. Prima di arrivare in Buddyfit, hai fatto, come dicevi, un'esperienza in questa startup, diciamo, a crescita esponenziale. Tu di cosa ti sei occupato effettivamente lì dentro? Sì, allora, lì lavoravo in Job2Me, si chiama, un portale di annunci di lavoro. Sono entrato che ero la prima persona non tech, essenzialmente. Quindi ti senti un po' un pesce fuor d'acqua e facevo un po' di tutto, dal marketing principalmente fino a qualcosa di sales. È un aggregatore, quindi tipo Trivago, ma sulle offerte di lavoro. Quindi mi sono occupato di tutta la parte di marketing che poi è arrivata a volumi molto importanti, nel senso che lì mi sono trovato a arrivare a gestire quasi 4 milioni di euro di budget all'anno tra Facebook Ads e Google. Era un portale che siamo arrivati ad avere 20 milioni di utenti e faceva 12-13 milioni di visite al mese, quindi numeri veramente grandi su 34 paesi, un'esperienza incredibile, perché quando io dico sempre, tanti, ma anche mio cugino più piccolo, tantissimi chiedono riconsiglia, cosa consiglieresti di fare come esperienza. Quando posso, consiglio sempre di fare esperienza in una startup se si ha magari un minimo di, quantomeno di interesse per questo mondo, perché la crescita e la curva esponenziale di apprendimento cui viene esposto è devastante, è veramente incredibile, perché col fatto che non hai la protezione della corporate, non hai tre persone sopra te che ti diranno esattamente a livello creativo cosa fare, e quindi imparerai a fare molto bene delle skill verticali, però rischi magari di non allargare troppo orizzontalmente la tua testa. Il problema è che nella startup non c'è nessun altro che fa le altre cose che sono scoperte, quindi inevitabilmente devi sporcarti le mani, fare una marea di errori, ne fai tantissimi, però più si fanno errori più si impara rapidamente. Io ho fatto tantissimi errori lì, per esempio anche la prima persona che ho assunto non l'ho gestita bene, perché gestire una persona la prima volta non è così banale, ma l'ho imparato, cioè impari cosa vuol dire gestire una persona, delegare, impari cosa vuol dire, come riuscire ad assumere, che è la cosa più difficile, come fare quando, non so, mi ricordo l'altra volta, 2-3 mesi fa, ho messo una job per marketing e mi sono arrivati 650 candidati, come fai a trovare quello lì, no? E quella è determinante, perché poi le persone sono decisive nelle startup molto più che nelle corporate. E quindi ho imparato tantissime cose, ovviamente da hard skill, cioè gestire budget enormi su Facebook, a soft skill, gestire persone. Mi sono trovato a relazionare, fare chiudere deal da 1-2 milioni nella parte sales, cose che non avrei mai potuto fare in una corporate, nel senso, io avevo neanche 30 anni, insomma, avevo 25 anni, quindi è molto difficile riuscire a trovare un'esperienza del genere in una corporate. E ho inserito tante persone, quindi poi cosa è successo? A un certo momento mi sono trovato in quel punto in cui io ho sempre ammirato l'aver la curva così, e a un certo momento un po' piattendo. Si stava iniziando a cambiare la pendenza, perché a un certo momento tutta la roba marketing l'avevo vista, la roba sales l'avevo vista, assunzioni, gestione di persone e così via. Ovviamente era strastimolante, io ero
una posizione di quel tipo lì in Svizzera, potete immaginare comunque anche lo stipendio, neanche 30 anni, quando poi ho detto a mia madre che mi ero dimesso, stessa di venire. Però una certa ho detto, vabbè, cosa succede? Qua avevo due opzioni, o andavo a vedere cosa voleva dire la corporate nel digital, ho avuto una piccola... avevo un po' di contatti in Google oramai, visto insomma che ci lavoravo tanto, c'erano delle opportunità di andare lì a Dublino, però mi ha senso quando magari poi ci fai anche un orizzonte di tempo, magari 2 o 3 anni, e comunque non vedevo più di tanto interessante per me quello. Poi sapevo che dopo volevo fare startup, quindi ho detto basta, ok, è il momento giusto per lasciare, fare la follia, anche perché poi farlo più avanti è difficile. Se vuoi fare startup, buono prima farti un po' di esperienza, perché sono troppe le cose che magari devi almeno aver toccato, se no farei tanti errori, e poi è super poter fare il salto e sfruttare quell'esperienza lì. E sono tornato in Italia e l'ho aperta con 2 ex colleghi, quindi che completavano chiaramente il team da un punto di vista delle skill. Infatti, guarda, insomma, hai già risposto a una domanda che è arrivata prima, quindi che qua chiedevano, sono indeciso sul mio futuro, la riproponiamo qua per tutti. Ho un'idea di startup, ma non ho esperienza e non sono sicuro. Mi consigli di fare prima un'esperienza in corporate, quindi prima di lanciarmi in un progetto mio? Sì, non ti consiglio esperienza in corporate, però. Però un'esperienza. Ti consiglio un'esperienza in startup, fondamentale, quello senza dubbio, nel senso che ho visto tante persone fare Tutored è un po' un'eccezione, so che sono voi che partiti da, però magari avete anche imparato da tanti errori, no? Che sicuramente avrei fatto anche tu, no? E probabilmente avessi prima fatto un'esperienza in un'altra startup, magari alcune cose non le facevi in un certo modo, insomma, arrivavi più pronto. E quindi insomma, se dovessi dare un consiglio, quindi poi uno può fare ovviamente diversi tipi di percorsi, però secondo me il percorso ideale è proprio quello, riuscire ad andare in una startup, imparare un po', meglio se vuoi fare una startup digital vai in una startup digital, se no più che altro quello che le lega è l'attitudine mentale, e impara un po' di cose, impara cosa vuol dire innanzitutto lavorare con gli altri, cosa vuol dire gestire magari una serie di attività, e poi dopo sei pronto per fare la tua esperienza. Anche perché una delle cose che ho imparato io negli anni, ho sempre avuto un sacco di idee per fare startup, e hai sempre la sensazione, oddio, questa è l'idea della vita. Poi l'anno dopo c'è un'altra che dice, oddio, questa è l'idea della vita. Quindi l'idea della vita tanto ti verrà ogni anno, cioè l'idea poi vale un tot, ma non è così fondamentale. Quindi non ti preoccupare, cioè non avere quel blocco che dice, oddio, però questa cosa qua la posso fare adesso, tra un anno e mezzo, poi non è quello importante, ci sarà un'altra cosa da fare. Quindi prima esperienza, sì. Assolutamente d'accordo, guarda, io pure noi, diciamo, esatto, noi ci siamo lanciati così come prima esperienza, ma sicuramente tanti errori, ecco, aver fatto prima un'esperienza aiuta. Poi è sempre bello, no? Fare errori e ripartire e capire cosa è stato il problema, però ecco, sono d'accordo con quello che dici. Scusate, qui hanno deciso di, non so, di attaccare un quadro. Se posso legarmi ancora a questa domanda, non so se poi ora... Vai, tranquillo. C'è anche il tema di come trovare finanziamenti, però ovviamente poi magari ne parliamo a parte se qualcuno ha qualche domanda specifica, ma come vi potete immaginare, costruirsi un network di conoscenze prima agevola, quando invece sei un neolaureato che ha un'idea è molto molto complessa la strada. Avevo levato l'audio un attimo perché qui stanno facendo un casino. Allora, io direi passerei subito, poi in caso torniamo indietro, passerei subito con la domanda di Alessia, che è una domanda che ovviamente ti avrei fatto, però l'ha fatta Alessia, quindi mi sento più. Come è nata l'idea di Butterfit? Quindi entriamo un po' più nello specifico. Noi in generale non avevo una vocazione fortissima su un'idea nello specifico quando stavo lasciando Job2Me, nel senso che il mio obiettivo era fare una startup nel mondo mobile. Avevo visto la transizione, no? Io ero entrato che la maggior parte delle revenue lì si facevano da desktop ed era proprio cambiato tutto, il mondo digital ho vissuto proprio lo switch verso il mobile, e mi interessava molto il mondo mobile nativo, quindi le app, che lì non avevo visto perché lì era mobile web il prodotto. Quindi da lì
con appunto le due persone che poi dopo hanno deciso di unirsi a me, che uno era il capo prodotto in Job2Me e un altro un senior dev lì, abbiamo iniziato un po' a studiare il mondo mobile app e abbiamo visto poi che il settore fitness era tra i più interessanti, tra i più grandi in assoluto, il più grande dopo i giochi. E analizzando un po' il mondo fitness si è resi conto poi che c'era uno spazio molto grande, perché in America c'è un player, non so se conoscete, che si chiama Peloton, che ora, giusto per darvi un numero, è quotato in borsa e vale più di quello che del valore di quotazione ipotetico per Airbnb, quello di cui si parla. Quindi Airbnb è un qualcosa che tutti conoscono, Peloton nessuno, magari non tanti insomma italiani lo conoscono, ma è una cosa incredibile. Loro hanno, cosa hanno fatto? Hanno fatto la versione digitale moderna di Technogym, cioè bike di Peloton con lo schermo davanti, tieni in diretta con un trainer. Loro sono molto focus su quello, perché quindi trasformando l'esperienza delle classi di cycling e portandola a casa in diretta, streaming in HD. Abbiamo visto quello e mi ha detto: beh, qua c'è un grande potenziale, fare una roba molto interessante per il corpo libero. Io mi allenavo, io sono il classico che odia la palestra, no? Cioè, tipo, che ho fatto 6-7 abbonamenti in palestra, sono andato in totale 30 volte tra le 7 palestre a cui mi sono abbonato. Ho sempre odiato quel tipo di mondo lì, ma ogni tanto mi allenavo a casa con qualche app di fitness. L'unico difetto era che era un po' noioso. Quando abbiamo appunto avuto quell'intuizione lì di lavorare su questo tipo di prodotto, ho detto ok, quello sembra divertente, no? Pensa a poter mettere, la nostra visione è avere la TV in full HD, trasformare il tuo salotto in una palestra allenandosi con trainer incredibili che magari, non so, a Milano in una fitness boutique ti costano 30 euro per l'ora, invece nell'approccio Netflix li hai tutti accessibili con un abbonamento su BuddyFit. Questa è un po' la visione del prodotto, poi c'è stato un anno di ricerca e sviluppo perché il prodotto è veramente ampio e poi siamo arrivati al lancio sul mercato. Poi della parte con Ibrahimovic eccetera ne parlo poi dopo, perché si ricollega ad altre domande, quindi okay. Sennò... Guarda, io, tanto se tu ti vedi qualche domanda, io diciamo un'altra domanda che capita tutte le volte che invitiamo qualcuno che fa startup, come, qua dice cosa vuol dire, come è nato il nome Buddy? Il nome, allora, sul nome bisogna essere molto anche lì pragmatici, io sono una persona molto data driven su tutto, mi reputo abbastanza creativo, ma non bisogna lasciarsi andare troppo, nel senso ci sono dei paletti nel nome, cioè il nome deve essere abbastanza breve, deve essere inglese, deve avere dei domini accessibili sul web perché si vive di quello, e deve avere deve poter essere diciamo orecchiabile, quindi poter creare un brand. Abbiamo provato tantissimi nomi, volevamo l'estensione, come si può dire, fit, per un richiamo al fitness, Buddy, e alla fine era il concetto migliore perché richiama il concetto ovviamente dell'amico con cui allenarsi, quindi il trainer, e da lì siamo riusciti a trovare questo nome che ci piace, che devo dire piace abbastanza, piace anche molto alla nostra community, e quindi ha creato un bel brand che pensiamo possa avere una sua presenza sul mercato, ecco. Ok, guarda, io qui leggerei questa domanda di Sara, che è molto molto interessante, perché Sara chiede, la leggo per tutti: come avete iniziato a farvi conoscere, e soprattutto che metodi / mezzi di comunicazione consiglieresti per pubblicizzarsi ad una realtà appena nata? Interessante, questa qua è una domanda molto bella, bella domanda, Sara, una domanda che è molto ampia, che tocca tanti temi, secondo me, nel senso, perché bisognerebbe anche dire, innanzitutto, come avete iniziato a farvi conoscere, ci sarebbe anche gli step indietro, no? Cioè, come prima hai costruito l'azienda con gli investors, perché poi quelli sono molto importanti. Nel senso, qua il tema è... Allora, nel momento in cui è arrivato il Covid, noi eravamo quasi pronti per lanciare, essenzialmente, avevamo in realtà in beta chiusa, avevamo iniziato a fare dei test di prodotto sul mercato. Il Covid ha dato un boost chiaramente al mercato. Pensate che digital fitness era un'industria che valeva 6 billion l'anno scorso, varava 45 billion nel 2024. È una delle industrie più stimolate dal Covid, insieme, non so, alle videoconferenze, ai tool per lo smart working e a poche altre cose, non so, la spesa
la spesa a casa, la spesa online, insomma. Quindi le persone, i miei soci investitori che hanno creduto nel progetto, ci hanno subito al tavolo e mi hanno detto: ok, bisogna dare già un boost, no? Noi avevamo raccolto tanto, e qua mi ricollego a quello che dicevo prima, l'importanza di avere delle connection. Io ho avuto la fortuna, praticamente non ho mai fatto fundraising, cioè io sono andato a cena con un imprenditore e ho detto: guarda che, insomma, ho questa idea qua, sto lasciando Job to Me per fare... Lui mi conosceva già, perché avevamo già lavorato insieme, era un fornitore, quindi uno che conosceva già un po' i risultati che avevo raggiunto, mi ha fermato e mi ha detto: hai bisogno di soldi, li metto io. Finito lì. Cioè, non ho mai fatto fundraising praticamente. E quindi questa persona qua poi mi ha dato il collegamento con il partner di uno studio legal molto, molto grande, molto importante nel mondo M&A, nel tech. E sono entrati loro due, abbiamo raccolto 610.000 euro in un pre-seed, cose che in Italia sono, insomma, abbastanza fuori media, diciamo, quindi eravamo già abbastanza dotati finanziariamente, eppure, e qua ti parlo, mi sembra di parlare di tantissimo, non avete idea quanto è dilatato il tempo, perché sto parlando poi il Covid, cioè sono 7 mesi fa, non è che sono 10-8 mesi fa, mi sembra di parlare di 3 anni fa. E a quel punto lì avevamo chiuso questo pre-seed intero da poco, però hanno detto: ok, bisogna dare un boost, no? Perché Covid apre il mercato, okay, cosa facciamo per andare a prenderci un pezzo di market share? Perché il problema è che se sei piccolino, se hai poche risorse, poi sì, puoi crescere, essere bravo, però servono le risorse, come dice Sara, servono i modi per farsi conoscere sul mercato. Quindi a quel punto lì l'idea insomma, parlando con questa persona, di tirare dentro un ambassador molto pesante. Questa, da lì arriviamo poi a Ibrahimovic, nel senso che anziché magari raccogliere 500.000 avere di budget marketing, per dire, abbiamo detto: quello che ci darebbe un grande boost sul mercato sarebbe la possibilità di avere un ambassador che in qualche modo ci dia la possibilità di raggiungere tantissime persone, no? La strategia, non so, usata da Nike, questi brand qua, per diventare quello che sono, alla fine è quella, banale, tra le più basiche, tra però, le più basiche di marketing, ma funziona. E quindi la fortuna, tramite questi business angel, di arrivare un po' ovunque come contatti, mi ha portato a parlare con Ibrahimovic pochi giorni dopo. Lui è una persona super smart, super in gamba. Mi ricordo la chiamata, vi assicuro, una delle cose più, delle lezioni più belle che io abbia ricevuto, molto più importanti di quelle dell'università, appunto. Perché, vabbè, mi racconto così un aneddoto, così un sentimento. Mi scrivono, io avevo questa call che dovevo fare con lui per essenzialmente fare un pitch, no? Per raccontargli il progetto, raccontargli un po' dove andavamo. Mi scrivono poi alle 10:20 di sera di un martedì, mi dicono: sei pronto per la call? Sai, magari tu pensi: beh, dai, domani, ok, perfetto, tra mezz'ora ci sentiamo. Quindi faccio la call, il business pitch, alle 11 di sera, di una sera a caso. Io non ero neanche pronto, perché non sai, dal nulla sei sul divano, e eravamo in quarantena, cioè eravamo in quei giorni là, quindi ero chiuso totalmente a casa, lui era in Svezia, e mi ha fatto un'ora di domande talmente tecniche e mirate sul business, che mi ricordo, sono rimasto un po' scioccato, perché una lezione, no? Cioè, io pensavo, questo dall'altra parte, in videochiamata, alle 11 di sera, in Covid, in Svizzera, in quarantena con la sua famiglia, che con tutti i soldi che ha, con tutta l'importanza che ha, fa un'ora di domande veramente, ma non so, tipo domande come quelle di Sara, cioè qual è il nostro target, come lo raggiungiamo, quali possono essere i costi di acquisto di un cliente, quale può essere il business, cioè domande molto da investitore proprio. Vi assicuro che ho fatto call con investitori professionali molto meno tecniche, e mi ha impressionato, no? Cioè, hai comunque davanti una persona che dici, tu pensi, cavolo, questa persona ha raggiunto queste cose qua, e lui alle 11 di sera è qua a dedicarmi mezz'ora per fare un piccolo investimento, perché lui nel mentre aveva iniziato a cercare delle opportunità di questo tipo, nel senso, al di là di quelle che sono le sue attività, ovviamente professionali e
di sponsorship che può avere con alcuni brand, voleva fare degli investimenti in startup dove acquista quindi una quota della realtà e l'aiuta a far crescere. Quindi il fit è stato subito molto, molto chiaro, molto evidente, nel senso il nostro prodotto è molto adatto alla sua persona, gli è piaciuto un sacco il progetto. E niente, poi ancora un paio di altre call, poi coinvolgendo un po' più di persone allargate del suo team, e siamo arrivati alla fine al suo ok, al suo inserimento in azienda. Quindi poi da lì lui ha deciso di coinvolgere Diletta, quindi anche la strategia di come gestire gli ambassador l'abbiamo costruita con lui. Quindi avere un global ambassador che era lui, e avere poi un ambassador per paese che potesse darci invece una vicinanza maggiore al paese specifico. Poi in realtà in Italia anche Ibra è abbastanza conosciuto, però comunque diciamo l'idea anche di avere Diletta è stata molto importante. Quindi lui ha agevolato ovviamente la connessione con lei e da lì abbiamo portato loro due dentro. Avendo loro due così, come immaginate, cambia un po' la dimensione della realtà, nel senso che tutto diventa più complesso, tutto diventa più difficile da gestire. Non vi dico gestire uno shooting con loro due, che sono cose, sai, non sono abituati a fare roba con brand là, no? Cioè, non è neanche citare un brand. Quindi arrivano al tuo shooting, sono abituati a quel tipo di cose, quindi è sempre un po' complesso. Però nel momento in cui abbiamo fatto il prelancio a luglio, chiaramente siamo finiti poi, abbiamo fatto un'idea di prelancio con un periodo per testare il prodotto sul mercato di 2-3 mesi, prima poi di lanciare l'abbonamento e il servizio attuale a ottobre, e con loro siamo finiti, come immaginate, avevamo una strategia di PR, siamo riusciti ad andare su giornali, Sky ci ha fatto un servizio lungo per diversi giorni, mi ha fatto un video di lancio con loro due che ha fatto 4 milioni di views, quello un po' ironico, giocando un po' sulle loro figure. Quindi chiaramente quello ha creato il brand, no? E sei nella parte iniziale, cioè non so chi ha fatto marketing, brand awareness, sei nella cima del cono, chiaramente poi devi scendere. Cioè non è così scontato che poi, quando magari il brand è conosciuto da tanti, subito abbonati, poi devi pian pianino, è una curva, mese dopo mese devi crescere tutti i mesi per fare i numeri e gli abbonamenti. Guarda, diciamo qui aggiungerei solo, dando i complimenti che ti faccio, è una storia molto molto interessante. Diciamo questo qui, insomma, sottolinea l'importanza, no, degli investitori. Molti dicono: ah, l'investitore mi dà i soldi, sono contento, quando poi i soldi sono solamente un mezzo, ma spesso l'investitore può dare molto molto di più dei semplici soldi. Quindi ecco, perché chi sta cercando fondi, anche la nostra esperienza, un investitore che ha meno soldi ma dà più contatti, dà più network, crede più nel progetto, ok? E quindi non mette solo un po' di soldi, ma a volte vale davvero davvero tanto tanto altro. Mi sembra che la tua storia è proprio perfetta. Sì, esatto. Su questo appunto, come la differenza, no? Cosiddetto smart investors versus investors. Cioè bisogna cercare di raccogliere soldi il più possibile da smart investors, quindi persone che in qualche modo possano darti quel boost, no? Soprattutto nella fase iniziale, perché se c'è una cosa che ho imparato è che raccogliere capitali, sinceramente, in Italia è forse una delle cose più semplici. Cioè, chi dice è difficile trovare i soldi, magari perché non aveva proprio un progetto adatto o non aveva un team adatto, ma quella è una delle cose proprio più facili in assoluto, soprattutto anche con gli incentivi che ci sono oramai su investimenti in startup. Trovare i primi soldi, i primi capitali per avviarsi da business angel è abbastanza semplice, è più difficile trovare dalle persone giuste. Noi nel round che abbiamo fatto con Ibra, abbiamo fatto entrare persone veramente in gamba, oltre a Ibra Diletta in società. Sono entrati il founder di Depop, per esempio, è uno dei prossimi unicorn europei, è una persona che quando noi vogliamo confrontarci sul prodotto con una persona del genere, ti dà tanto, no? Sono entrati anche persone che lavorano in corporate importanti, che potevano darci connections, consigli, esperienze. Quello serve soprattutto, non prendere 300.000 euro dal primo che passa, o magari perché ti chiede due punti percentuali in meno. Cioè non sono quelli gli aspetti.
D'accordo al 100%. Guarda, io qui vedo che stanno andando un po' di domande. Io ti volevo fare questo qui, diciamo, qui è stata molto precisa, però quello che sicuramente può incuriosire è un po' la vostra crescita, no? Quindi sicuramente vi siete lanciati, avete avuto, come dici tu, una parte iniziale del funnel, però io vedo dai numeri che mi ha raccontato anche i tuoi colleghi che stanno andando davvero forte, ok? Un sacco di lezioni, un sacco di utenti, quindi se puoi raccontare un po' Sì, quest'altra parte. assolutamente. Allora, in generale, noi abbiamo riscontrato un'ottima risposta dal pubblico per il servizio, nel senso che all'inizio lanciare un servizio subscription in Italia è una delle cose più difficili. Ho parlato l'altra volta con un fondo francese che, appunto, scherzando, mi diceva: "Beh, prendi i numeri che fate in Italia, li moltiplichi per 10 o tieni i numeri che farete nel Nord Europa." Una delle cose che mi ha più impressionato, che io guardo, per esempio, come reference, guardo gli abbonati Netflix. Mi ha impressionato non ci sono purtroppo numeri ufficiali, Netflix non li condivide, però gli analisti li ricostruiscono dalle dichiarazioni che loro fanno mano a mano. Metà 2019 erano 2 milioni e 3 in Italia ed erano 2 milioni e 8 in Svezia, su 8 milioni di abitanti. Erano 18 milioni in UK, contro i 2 milioni e 3 italiani. Quindi ti fa capire, no? E poi tra l'altro ti fa capire anche l'attitudine italiana, no? Perché poi vai a Esatto. conoscere un italiano che non usa Netflix, perché qual è il problema? Che lo usano in 10 insieme con un account. Quindi quello è uno dei problemi diciamo, di fare vendere un servizio subscription in Italia. Comunque, non possiamo proprio condividere dati precisi su numeri di abbonati, però i primi numeri sono assolutamente molto interessanti. La cosa più bella è che. Allora, innanzitutto un altro consiglio che do: se lanci il prodotto perfetto, vuol dire che hai lanciato troppo tardi, no? Quindi il prodotto come era online, ora già lo stiamo migliorando tanto, come era online il 5 ottobre quando mi ha lanciato, era veramente una roba di cui io mi vergognavo su tantissimi aspetti, e mi ha impressionato il valore dei feedback che riceviamo, delle review che riceviamo dagli utenti. Io ho condiviso qualche giorno fa un dato che mi ha impressionato su LinkedIn. Noi chiediamo il rating a ogni classe, no? Ogni partecipazione che le persone fanno, poi chiaramente solo alcuni la danno, però anche questo è un numero che posso dare, visto che l'ho anche condiviso su LinkedIn. Il mese scorso mi ha ricevuto più di 5.000 review con 4.71 su 5 di voto, con bellissime veramente recensioni che ci facciano capire che è un servizio che la gente apprezza, perché ti consente, con appena 10 euro, di allenarti con comunque trainer molto qualificati, ed è magari anche un po' più divertente, appunto, dal classico allenamento a casa. Ma abbiamo ricevuto veramente delle recensioni così belle che mi ha fatto capire che siamo veramente sulla strada per fare qualcosa di importante, che è la cosa più significativa, perché all'inizio l'importante è trovare le prime 1.000, 2.000, 5.000 persone che amano il tuo prodotto, piuttosto che trovarne 15.000 che però poi non hanno retention. Quindi è molto importante avere un'ottima risposta anche in termini di prodotto. Quindi quello, noi eravamo molto molto focus su questo. Guarda, richiedere feedback è sempre me, io pure, no? Quando noi lanciamo un nuovo prodotto, anche quando abbiamo lanciato i webinar, chiedere feedback io sono sempre il primo a dire oddio, chissà che diranno, sono un po' lì. Poi però quando vedi feedback, ci sono sempre feedback negativi e quello ci saranno sempre, anzi ti aiutano, però quando poi invece vedi che i feedback sono positivi, penso che siamo delle cose più belle che possono capitare. Sì, è bellissimo, bellissimo, perché pensare che una persona comunque dall'altra parte, comunque in un mondo oramai, no, anche dove il livello si è alzato tanto, la persona, noi magari sai, confrontano come le nostre funzionalità dicendo: "Ah, ma su Netflix l'apro dal browser", cioè, certo, però ti riempie poi d'orgoglio, assolutamente. Nel mentre ho visto un sacco di altre domande Sì, che... guarda, qui ne arrivo un'altra, però qui c'è una domanda che era abbastanza in linea, ok? Di sempre Sara, vedo che Sara fa domande interessanti, ma qua chiede, no? Proprio sul prodotto, no? Qual è effettivamente, no, la vostra distinzione rispetto ai competitor e quindi perché la gente dovrebbe, anzi, perché la gente sceglie proprio Buddyfit, direi. Allora, sì, bellissima domanda, Sara, ormai lanciatissima. L'elemento che distingue in assoluto il nostro servizio è proprio il fatto di potersi allenare in diretta con i trainer. Quindi è tipo un DAZN, per intenderci, del fitness. Quindi, a differenza di un'applicazione come può essere Nike Training o Freeletics, dove hai una lista di esercizi da seguire, hai un palinsesto di più di 10 ore di diretta al giorno, e il vantaggio è:
ovviamente tipo Netflix, tipo perché poi non vi aspettate le stesse caratteristiche, ma tipo Netflix potete accedere sia da web app che da mobile app e collegarlo anche alla TV, quindi magari potete allenarvi in full HD con lo schermo della TV con trainer tra veramente i migliori d'Italia. L'altro vantaggio è quello, cioè i trainer Buddyfit credo in assoluto in giro siano forse ora i migliori, perché li abbiamo selezionati con cura, li abbiamo scelti dalle migliori palestre d'Italia, o alcuni non insegnano neanche più in palestra, e non sono magari, a differenza, il concetto è magari noi riportiamo l'abbonamento alle classi che potessi avere nella palestra bella della tua zona, però con trainer ancora ad un livello magari un po' più alto, un pochino più alto, e li hai accessibili con un abbonamento alla Netflix, quindi molto, molto democratico, no? Appena 10 euro al mese. Quel tipo di palestra lì dove insegnano i nostri trainer tipicamente o vende a singola classe anche a decine di euro, o comunque costano veramente tanto, tipo 100 euro al mese a Milano, con una cifra molto accessibile. Ovunque tu sia, puoi allenarti con questo livello di professionisti in diretta, quindi questo è ciò che ci distingue dagli altri servizi là fuori. C'è un competitor, per esempio, che fa ad esempio un servizio molto simile, quindi la catena famosa di palestre italiana, senza stare a citarla. Per esempio loro però non hanno un servizio realmente in diretta, cioè trasmettono dei contenuti registrati, e lì è l'altra grande differenza, cioè essendo i nostri contenuti realmente in diretta consentono, come stiamo facendo noi ora con Sara, di interagire col pubblico, nel senso che il pubblico fa domande in chat, e la cosa bella è che quindi spesso magari alcuni dei problemi che potresti avere te, tipo ma come sto esercizio qua lo sto facendo bene, tante persone fanno altre domande, il trainer continua a fornire altre informazioni, quindi hai veramente una persona qualificata con cui allenarti che ti motiva anche un po' rispetto magari all'app con cui sei da solo lì la mattina che già non avevi voglia di allenarti, hai questa persona che ti incita un po' come farebbe in palestra e ti spinge a dare il massimo, quindi è probabilmente quello l'aspetto che le persone apprezzano di più del servizio. Esatto, considera che io, cioè, sono d'accordo. Guarda, secondo me la linea tra un video registrato e una live è molto sottile, ma c'è una differenza abissale. Ma noi non andiamo con questi webinar che facciamo, no? Vediamo che il fatto che sia live, quindi paradossalmente uno fa una chiacchierata di te, registrarla e poi farla vedere successivamente, comunque non è la stessa cosa del fatto che tu sei qui e rispondi proprio a Sara, del fatto che ci sta qualche problema della diretta magari, però questo dà molto più valore aggiunto. Quindi secondo me, ecco, nel vostro caso lo dà ancora di più rispetto a un semplice webinar come può essere... No, ma questo qua è un bellissimo esempio, cioè quello che stiamo vivendo in questo momento. Pensate rispetto a sentire le cazzate che sto dicendo, registrate, è molto più noioso. Cioè sì, stare lì 40 minuti a rivedersi un video, io tipicamente salto in continuazione, invece... Comunque l'engagement che si crea è molto più stimolante, e l'altra cosa anche sapere che hai l'appuntamento magari ti motiva anche un po' di più, magari sia nell'allenamento che in questo caso a essere qua presente, perché magari poi il video registrato poi tendi a non vederlo poi mai, a non trovare quel momento da dedicare all'attività. Ok, allora io direi, se vuoi dire tu qualche domanda, se ne sono arrivate un po' di domande, però vedi tu se vuoi, ne puoi scegliere qualcuna. Che fase del nuovo sviluppo? Allora, te la provo, allora, per proiettare, sì. Uno ci clicca, allora, ci clicca solo e poi live answer, questa qui. Ok, a che fase dello sviluppo di una startup conviene presentare eventuali investitori? Subito. Come, allora, nel senso che quanto bisogna preoccuparsi di proteggere? Ecco, proteggere niente. nel senso che pensa che ancora adesso noi stiamo facendo, insomma, siamo in uno stadio abbastanza un po' oltre, no? L'idea, eppure mi capita... quando interagisco con investitori, che subito magari anche la banca mi chiede, ha bisogno di far firmare un NDA? NDA, io sinceramente non voglio perdere tempo su sta roba, perché non valgono nulla queste robe qua, nulla. Se il valore vostro è l'idea, lasciate perdere, cioè il valore è il team. L'idea è una cosa in più, ma è il team che la esegue che vince, nel senso, anche l'idea di Tutored, che è una community di studenti, prendetela anche voi e fatela. Ma poi è il team di Nicolò che l'ha portata a sto livello, è l'execution che conta, non l'idea. Quindi anzi, parlane il più possibile, è fondamentale.
non solo friend and family, perché ti diranno bello, bello. No, no, vai da qualcuno che ti dice, se vuoi scrivermi anche su LinkedIn, scrivimi, mandami la tua idea, e magari ti darò un feedback critico di perché, siccome non è un'idea vincente, magari, e quello ti può aiutare, quindi raccogli il feedback il più possibile. Poi dicevo, presenta agli investitori prima possibile, nel senso, o vai magari in incubatori, acceleratori, come ha fatto Nicola in passato, quindi se sei, non hai magari ancora un network forte da poter saltare quella fase, gli acceleratori servono a questo, cioè persone di talento che magari non hanno ancora un proprio network, non possono ancora andare a fare raccolta privata direttamente, frequenti un acceleratore che ti dà anche un sacco di sicuramente consigli. Questo magari Nicolò, poi se vuoi raccontare tu qualcosa di quello, ti aiuta sicuramente tantissimo, e vai lì con l'idea, magari dimostra che hai fatto qualcosa già per metterla un minimo in pratica, ma non è che devi arrivare con la piattaforma come c'ha adesso Nicolò per prendere fondi. Guarda, io penso sempre, cioè, quel film lì della storia di Facebook che ha traviato intere generazioni di gente con idee, che hanno paura che c'è il classico Marzacchio della situazione che ruba le idee, no? Quando poi, come dico, tutti potrebbero prendere l'idea di Tutored come quella di Buddyfit domani e rifarla uguale spiaccicata, proprio uguale, uguale, uguale. Non è che nessuno gli dice niente. Ok, il tema qui è proprio il team, l'execution, quello che c'è dietro. E poi quello che dico sempre io è, mettetevi a fare startup, no? Cioè, non è detto che tu racconti a uno che passa, decidi di fare esattamente la tua idea. E comunque lo può sempre fare. Cioè, diciamo, quindi facciamo un esempio, l'idea di Netflix, sì, rifai Netflix, cioè, direi che qualche grosso provider di servizi televisivi ci ha provato, hanno tutti perso, perché poi conta l'execution, conta il prodotto, conta la cultura del prodotto, conta il team, conta, non bastava a non lo so, HBO dire vabbè ci mettiamo un po' di miliardi, no, non bastava a Disney dire vabbè ci mettiamo un po' di miliardi, perché se ora fai usi Disney Plus, non è a livello di Netflix, non lo è. Ha ovviamente fatto subscribers con una logica, vabbè, poi non entriamo nei dettagli, però non basta l'idea è giusto qualcosa. Esatto, infatti mi piace molto che tu dicevi che tu comunque sei andato dal tuo vecchio lavoro dicendo che volevi fare startup senza un'idea. Questo secondo me fa capire tanto che non è che tu hai detto c'ho l'idea dell'anno e ti sei lanciato, al contrario. No, perché come dicevo prima, l'idea dell'anno l'anno prossimo è un'altra, cioè anzi tipicamente l'idea del mese. Allora, diciamo, quindi... un'altra analoga abbiamo ospitato, se non sbaglio, un paio di settimane fa il fondatore di Casavo, Giorgio Tinacci, e lui raccontava come ha trovato l'idea dicendo io volevo fare una startup, ho visto in America quello che funzionava, ho trovato una cosa che poteva essere sensata e ci ho provato. E poi io ho fatto anch'io, come l'ho contato, il concetto è quello, il replicare dei business che hanno funzionato oltreoceano è uno dei modi migliori in assoluto. Rocket Internet insegna in Germania, fanno quello e l'hanno fatto facendo dei soldi, quindi assolutamente. Andiamo avanti che qui allora, non so, questa domanda di Daniele secondo me potrebbe essere interessante, no? Sul tema del network, qui Daniele chiede: come hai creato il tuo network di collaboratori? Quale consigli dai ad uno studente che vuole entrare nel mondo del digital sport? Bella anche questa, digital sport, andiamo molto nello specifico, però il network di collaboratori, lo costruisci in primis dall'università, no Nicolò? Penso che anche tu, il network dei contatti, l'università, ecco, non l'abbiamo citato prima, ma il grande valore, il grande plus dell'università tipicamente è quello, ti costruisci un network di contatti di valore, perché magari conoscevi le persone migliori del corso, perché magari queste persone poi finiscono a lavorare in grandi posti, e quindi improvvisamente 5 anni dopo ti trovi ad avere un network con persone che lavorano in incredibili corporate, e te lo sei fatto là. I contatti dell'università sono sicuramente molto importanti, se no te li fai nel mondo lavorativo, quindi quando vai a fare un internship la tua prima volta inizi a costruirti un network con i colleghi. Se non hai fatto startup, se non hai fatto università, ecco, magari allora lì già l'internship nella corporate assume un po' più senso, perché ti puoi costruire un po' più network, no? Se vai in una startup di 10 persone il network è abbastanza ristretto, si forma una famiglia di amici, un bel gruppo, ma non c'è tantissimo network. E quindi poi se vuoi andare a fare esperienza nel mondo digital sport, scrivici su LinkedIn, raccontaci la tua passione e magari ti prendiamo a fare uno stage da noi, sicuramente. Una persona che abbiamo appena preso aveva questa passione, come te, lavorava nell'Atalanta, nel calcio, amava il mondo dello sport, ci ha scritto, ci ha fatto capire, come dicevo prima, no? Quel qualcosa di diverso. Sugli altri 300 che volevano fare l'internship di marketing,
lui aveva qualcosa di diverso, amava già lo sport, voleva fare quello come te, quindi ci ha colpito e abbiamo deciso di dargli una chance da una persona assolutamente in gamba. Comunque, in generale, non ti limitare per forza, se non riesci a trovare subito un'esperienza nel digital sport, oddio, cosa succede? Fai un'altra esperienza di stage in un'altra parte e poi mano a mano vedrai che ci arrivi lì. Però ecco, seguire le passioni, questo è un qualcosa che è molto importante, può essere un vero valore aggiunto, il fatto che davvero una persona ama lo sport e cerca un'altra sport, anche l'altro lo vede come dire, cavolo, vedi, anche in lato vostro, vedi un valore aggiunto rispetto a tanti altri che invece no, sono un po' più... Anche sul fatto del lavoro, per esempio per me, o lo vedo anche nel team, Le vedi proprio le persone che sono appassionate a quello che stanno facendo, no? Per esempio lì, ecco, un difetto, la realtà da cui vengo era fantastica, perché era una bellissima startup che ha fatto un progresso di crescita incredibile, quindi ho imparato tantissime cose, impari quel pezzo lì, però lavoravo su un prodotto che magari non è che mi appassionasse, perché era un motore di annunci di lavoro dove era molto basato sul traffico, ad alti volumi, quindi non avevo troppo legame col prodotto io direttamente per mie passioni. E quindi quello un po' ti condiziona sicuramente a tendere. Invece poter lavorare, se sei appassionato di viaggi, immaginati di lavorare in Trivago, sicuramente avrai degli spunti maggiori, delle idee maggiori, per riuscire a creare un qualcosa di veramente apprezzato dagli utenti. Quindi la passione è fondamentale, sì. Assolutamente d'accordo, ma questa è la prima cosa che dicono tutti, cioè, molti chiari dicono proprio, quando un ragazzo viene a fare un colloquio e sta lì un po' moscetto, ha perso subito. Quando c'ha la passione, a prescindere che poi va bene o no, però già sta molto avanti, ecco. Allora, qui il tempo stringe, quindi qua dobbiamo andare a vedere, allora c'è una domanda un po' più sotto. Allora, qui non so... Come è cambiato il ruolo di... Esatto, quella era molto interessante, che non la trovo più però. È in fondo... Ah, ecco, questo qui. Eccola qui, questa era Alessia invece adesso. Questa è la prima. Allora, nel senso che all'inizio io facevo tutto. Nel senso, eravamo in tre, tu fai tutto. Cioè, io facevo dall'ordinare la spesa a rispondere agli utenti, a... non lo so, pensare a una feature, analizzare i dati, veramente, parlare con legale, parlare di raccolta fondi, spazi in un modo incredibile, no? All'inizio devi avere un team molto trasversale, sei 3-4 persone, non consiglio di partire da soli, perché insomma, avere delle persone accanto è fondamentale, però sicuramente coprirai tante parti, no? Mano a mano, cosa succede? Vai giù, no? Parti che sei in quattro e devi andare giù, devi andare a individuare delle persone che saranno fondamentali nel percorso del tuo progetto, perché alla fine il successo non lo posso determinare io, lo determinano le persone che riuscirò insieme ai miei colleghi a portare dentro, no? Più tu sei in grado di veramente costruire un team di livello alto e siamo riusciti qua dentro a veramente creare una realtà dove c'è un bello spirito, di volontà di fare, un sacco di voglia di mettersi in gioco e ci sono persone veramente smart. Più riesci a selezionare persone di alto livello, più riuscirai ad arrivare dove vuoi arrivare. Insomma, il concetto, alla fine, dopo un tot, il CEO principalmente si trasforma in la persona che deve avere la vision, nel senso tu devi dire... devi indicare dove vogliamo arrivare, no? Cioè devi avere ben chiaro in testa e ogni volta che parli con le figure chiave comunicare quello, parli con insomma all'esterno con le persone fondamentali, fai raccolta di investimenti e assumi, cioè, questi sono alla fine. Poi io sono una persona che sono un maniaco, insomma, purtroppo mi piace entrare su tantissime cose, è uno dei miei difetti, perché bisogna sicuramente essere molto più capaci di me di delegare per riuscire mano a mano a scalare. Io intervengo su tante cose specifiche, magari, perché sono magari, cerco sempre di avere una grande attenzione ai dettagli, che è una cosa che va trasferita, però poi le tue volontà di riuscire a trasferirle come valori nell'azienda, cioè tipo attenzione ai dettagli deve diventare un valore
per le persone, e allora se sarà un valore nel team riuscirà a passare mano a mano, perché poi quando sei in 25 tu non puoi controllare l'execution e i risultati della 24esima persona, e quando sei in 50 ancora peggio, e quando sei in 100 purtroppo con la 100esima persona magari ci parli raramente. E quindi la cosa principale è riuscire a individuare, assumere persone giuste che sanno trasferire a tua volta quello che hai fatto tu, no? Anche loro dovranno essere bravi a assumere persone giuste e trasferire i valori. Questi sono i concetti, secondo me, chiave per riuscire a veramente scalare. Quindi noi siamo nella fase in cui essenzialmente stiamo creando il layer, di figure chiave che poi ci aiutano. Esatto, che ci aiuteranno a arrivare dove vogliamo arrivare, ossia avere magari milioni di persone che utilizzano il nostro servizio. È chiaramente la vision che abbiamo da qua a qualche anno. Io terminerei con un'ultima domanda che un po' l'hai detta prima, però prendiamoci caso, tanti ragazzi cercano opportunità, quindi sicuramente se puoi raccontare un po' dove avete l'ufficio innanzitutto, così lo diciamo a tutti, e poi che tipo di figure ricercate e dove possono trovarvi. Assolutamente, assolutamente. Allora, attualmente in questo esatto momento non avevamo posizioni di internship già pubbliche, però in realtà noi continuiamo a crescere in maniera molto rapida, e quindi veniamo da pochi giorni, abbiamo fatto una riunione interna per individuare alcune delle figure che vorremmo andare a inserire, e quindi sicuramente da qua a pochi giorni vedrete delle posizioni disponibili con noi, sia su LinkedIn sia che per la parte sicuramente di internet, useremo anche Tutored, quindi voi potrete applicare e entrare in contatto con noi anche dalla piattaforma. Per i tipi di internship dirò una bestemmia, nel senso non ci interessa tantissimo il tipo di posizione, ci interessa molto di più la persona. Noi mettiamo, a volte, no, Nicolò, si mettono delle posizioni di civetta, cioè magari metti una posizione di marketing intern e di business developer, ma in realtà noi ci interessa adesso andare a trovare due o tre persone molto smart a portare dentro. Negli ultimi 6 mesi abbiamo assunto 21 persone, di cui 6-7 neolaureati presi in internship, e poi tutti hanno avuto il contratto a tempo indeterminato successivamente, quindi tranne l'ultima persona che è in intern attualmente, che deve ancora finirlo. Quindi non assumiamo per fare un intern, purtroppo ci sono tanti posti dove lo fanno, assumono semplicemente una persona perché hanno bisogno di fargli fare qualcosina di operativo. Noi te lo potrebbero raccontare meglio le persone che l'hanno fatto. Io mi ricordo quando facevo i colloqui a maggio, per esempio all'SCP, una delle università di business school più interessanti che ci sono in Italia, per esempio con loro avevamo aperto un canale di internship, abbiamo preso 3 persone da loro, e io ero molto specifico nel dire: guarda, il nostro non è un intern. Tu arrivi qua e sei una persona come gli altri, fai 2 o 3 giorni di inserimento, poi avrai delle task, delle cose da fare, dei compiti, delle responsabilità. Una di queste persone ora è responsabile di un progetto, sta ancora finendo l'università, però ha già delle responsabilità. Quindi, perché credo poco nel concetto, cioè, se sei una persona smart, cioè, non è che ci vogliono anni per, quindi comunque contattatemi già se volete direttamente, comunque inseriremo le posizioni anche su Tutored. In generale sono molto curioso di conoscervi. Per quanto riguarda quello che dicevi, noi siamo di base tra Genova e Milano, però in realtà abbiamo la nostra azienda fluida, nel senso che abbiamo persone che lavorano in remoto 100%, abbiamo assunto all'inizio quando eravamo è stata una delle cose più difficili, però non l'ho neanche citata, ma tra le difficoltà principali dell'anno c'è stata proprio, pensate, in quarantena, quindi senza potersi neanche conoscere, quando dovevi costruire il team iniziale dovevi assumere 12-13 persone tra maggio e giugno, tutte in remoto. È stato molto complesso, perché creare la cultura aziendale in quelle situazioni non è facile, però quindi figuratevi adesso se ci mettiamo a limiti. Quindi noi assumiamo a prescindere, se siete di Roma e siete smart non è un problema. Poi noi organizziamo essenzialmente delle giornate in cui lavoriamo insieme ogni tanto, quindi il tema della location per noi, anche perché il prossimo anno internazionalizzeremo, apriremo il secondo paese, e le persone saranno per definizione lontane da noi,
non ci interessa molto ormai, credo molto poco. Quando mi sono tornato a Genova e l'ho messa qua, l'ufficio principale, proprio perché credo pochissimo, avevo abbastanza una visione del mondo dove penso che la location diventerà sempre meno importante, no? Credo poco nel, oddio, il lavoro è solo a Milano, bisogna andare a Milano, perché siamo nel 2020, gli strumenti per lavorare ci sono, è veramente utile questo concetto. Il Covid ha dato, direi, un bel boost a questo cambiamento che è nato, quindi non c'è il tema della location, non è un limite. Il limite sono le capacità. Guarda Giovanni, sei stato chiarissimo, anzi io ti ringrazio e ringrazio tutti i ragazzi che ci hanno ascoltato, gli auguro un grandissimo bocca al lupo per la loro carriera futura. Io Giovanni a te invece ti chiederei se puoi rimanere un minuto in più, che ti volevo chiedere giusto una cosa. E niente ragazzi, grazie a tutti per essere stati qui con noi questa sera, un bocca al lupo a tutti e ci vediamo al prossimo webinar. Grazie a tutti e buona serata e buona ovviamente buona fortuna per la vostra carriera. Ciao ragazzi.